Buongiorno, oggi voglio andare all'INS, voglio provare perché ho visto tutte queste colleghe, più che altro, perché di solito gli uomini non fanno questi video, fare queste puntate dei loro vlog dedicate agli acquisti biologici all'INS, in questa catena che io conoscevo pochi anni fa. Ho preso un po' di cose per una festicciola di compleanno, lì vicino c'è lo studio della pittrice di una cara amica, avevo comprato tante cosine a poco prezzo, però valevano poi appunto quello che costavano, insomma, ecco, anche il posto era un po' squallidino, diciamo la verità, e mi sembra di capire da tutti questi video che vedo che qualcosa è cambiato anche lì, e in effetti ho poi guardato online, sono andato sul sito, nella versione mobile qui dal mio iPhone, la prima cosa che mi è venuta fuori è dei nugget vegetali, che poi se mi ricordo cercherò quando arriverò lì, quindi insomma anche l'INS lanciato sulle cose vegetariane, tra le altre cose, oltre al biologico, quindi voglio andare a vedere se veramente è così. Già da Natura sì vado ben poco, la COP ancora di meno, vabbè, anzi, tutti e due li mettiamo su di pari passo perché sono tutti e due carissimi. Le cose biologiche in quei posti non si possono comprare, costano troppo. Faccio la spesa al Lidl e non è che ci siano tante cose biologiche, quindi magari, e poi all'Ecu, la catena Ecu che c'è a Bologna, non so da voi, quindi non so, magari d'ora in poi andrò. Quindi magari d'ora in poi andrò all'Ecu spesso, al Lidl ogni tanto e alternerò magari Lidl e INS se mi trovo bene, se veramente è come trapela da questi video che ho guardato. Quindi a dopo quando sarò dentro il supermercato. Ciao! Prima di tutto questo nettare di mirtillo bio, siamo all'INS, cominciamo con lui. Questo non è bio, però sembra interessante, è un succo di verdura e frutta al 100%. Però questo nettare di mirtillo sarebbe da prendere, adesso andiamo avanti. Anche perché è la prima volta, ecco, gallette di mais e gallette di riso bio. Ottimo. Di farro bio li prendo subito, prendo due confezioni perché uno la porta al lavoro. Crackers di riso e mais, ottimi, prendiamo uno, ecco, queste le voglio subito, sono composte biologiche. Costano 2 euro. Buone buone. Miele biologico. Questi sarebbero come quelli della vigna verde, ma... No, infatti c'è l'olio di palma. Niente, peccato. Perché c'erano anche cereali e frutta. Questi sono interessanti, però non sono bio. Comunque, il germe di grano, riso e mais, non li fanno anche qua, niente. Ecco, questi li prendiamo, tortini di farro al limone. Vediamo gli ingredienti. Ok, perfetto. Queste le prendiamo, poi vi faccio il video dove vi spiego meglio, Questo riso integrale biologico lo prendiamo, la pasta prendiamo qualcosa assolutamente da provare,
la riprendiamo così, quindi troviamo il formato, poi torneremo. Non è biologico, però sappiate che c'è la penna, c'è la pasta di mais e riso, i fusilli, costano pochissimo, spaghetti, non è bio, però. Allora. Qui c'è un brodo vegetale biologico granulare. In questo momento non ne ho bisogno, ma prossimamente lo proverò sicuramente. La passata bio. Tanto devo tornare, quindi la prendo la prossima volta. Allora, qui abbiamo detergente intimo bio, bagno doccia e sapone liquido. Dentifricio biologico che prendiamo subito. C'è uno zucchero di canna e poi gli spinaci biologici a 1,29 €. Ah, qui c'è qualcos'altro, un integrale di sedere biologico, quindi direi che forse lo prendiamo. Tra l'altro costa 1,39 €, quindi direi che va bene. Sì, prendiamo la passata. E basta per oggi, e vi faccio il video. La passata per metodo la prendo. Ho trovato anche lo shampoo, 1,89 € biologico. Allora, ho speso 30 €. Voi avete visto quanta roba ho preso, tutta biologica o quasi tutta. Tutta biologica. E poi vi farò il video con la descrizione di ognuno dei prodotti. E adesso andiamo a lavorare. Lì per fortuna c'è un frigorifero, quindi le cose che vanno in frigo le metterò in frigo e questa sera le porto a casa. Fa molto caldo a Bologna oggi, però non è tanto umido. Comunque diciamo che ce la caviamo, insomma, dai. Ecco qua. Non è tanto umido, quindi si resiste, insomma. A dopo, a più tardi. Allora, sono seduto in un parco bellissimo, non so se sentite i rumori, è una cosa meravigliosa. Vediamo se riesco. Ah, non si può cambiare fotocamera mentre si fanno le riprese. Comunque è un posto bellissimo. Ed è vicino al supermercato dove oggi ho voluto provare a fare la spesa per voi. E, come vi ho già detto, ho speso meno di 30 € per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, sono 20 cose, 20 pezzi che avete visto, credo tutti, penso di averli ripresi tutti, ma farò poi il video dove descrivo ognuno di questi prodotti, guarderemo insieme gli ingredienti, poi eventualmente potrei fare un terzo video, potrei tenere le confezioni. Man mano che finisco questi prodotti potrei fare un terzo video dei prodotti terminati, dove poi vi dico anche quali mi sono piaciuti e quali no. Io non so, per ora credo che torneremo ogni tanto all'Inns. Sicuramente lì vicino c'è Natura Sì, dove ogni tanto andavo. Se fossi andato a comprare le stesse cose da Natura Sì avrei speso circa 3 volte di più, avrei speso circa 90 € per prendere queste cose, insomma, ecco. Bene, io non so se oggi registrerò altri pezzettini di questo vlog che poi stasera andrò a montare e a caricare sul canale. Nel caso la risposta fosse no, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Altrimenti a dopo. Ciao ciao!